Adesso però cambiamo totalmente argomento perché ci rechiamo a Isola del Gran Sasso, o meglio al santuario di San Gabriele dell'Addolorata, perché c'è il nostro Nico Centurame col suo consueto appuntamento settimanale. Benvenuti a Di Pomeriggio e ben ritrovati. Sono contento che ancora ci incontriamo in questo nostro cammino nella conoscenza e per meglio vederci e conoscerci in questo cammino qui al santuario di San Gabriele. Ci troviamo all'esterno della chiesa dove abitualmente passiamo per chi, i pellegrini che vengono domenica dopo domenica, e vediamo questa porta che si trova dietro le mie spalle. È una porta inaugurata nel 2014, 2 marzo, da artista Annibali, che ha realizzato questa porta in bronzo. È davvero molto grande, colossale, pesa tantissimo e vuole ricordare qualcosa di importante in questo nostro santuario, che sono gli emigranti. Sono tutti gli abruzzesi che sono partiti da questa terra per andare all'estero e per andare al lavoro, per poter aiutare le proprie famiglie di origine che si trovavano in difficoltà. E guardiamo e conosciamo meglio gli aspetti, le opere, le immagini che sono raffigurate su questo grande portale del nuovo santuario di San Gabriele. In alto, voglio farvi vedere meglio l'opera, in alto troviamo l'immagine di San Gabriele in mezzo ai giovani. Questo proprio per ricordarci che è una figura, San Gabriele, che è riconosciuta da tutti come il santo dei giovani, morto a 24 anni, il 27 febbraio del 1862, e molti sono i giovani che accorrono in questo santuario, lo vedono come loro modello di vita. Molti seminari, case di formazione dei giovani alla vita sacerdotale, religiosa, che si consacrano al Signore, sono stati dedicati a questo nostro giovane santo Gabriele dell'Addolorata. Accanto all'immagine dei giovani con Gabriele troviamo una sua espressione che lui ha scritto da Morrovalle al papà, proprio perché il papà era preoccupato dell'ambiente in cui il figlio si trovava a vivere, e lui risponde al papà rassicurandolo e lui dice: la mia vita è una continua gioia, la contentezza che io provo è quasi indicibile, non cambierei un quarto d'ora di questa vita. Ma pensate un po' cosa riesce a dire Gabriele. Riesce a dire che non cambierebbe nulla della sua vita perché è piena di gioia. E noi che vita abbiamo? Che esperienza noi facciamo? E di quante cose di cui noi ci lamentiamo, protestiamo, non siamo contenti di quello che viviamo e siamo sempre col desiderio di fuggire, di scappare dalla realtà in cui noi siamo chiamati a vivere. E San Gabriele ci dice proprio che stare con il Signore è la scommessa più grande, è la gioia più grande che dobbiamo provare. E poi troviamo delle immagini che sono all'interno di questo grande portale, le immagini che sono verso destra, verso sinistra. Verso destra troviamo con delle scritte sulle nazioni: Stati Uniti, Venezuela, Argentina, Australia, Uruguay, Canada, Brasile, Belgio, Cile. Sono i luoghi dove gli emigrati sono andati all'estero, dove hanno portato la devozione di San Gabriele, dove hanno chiesto aiuto che San Gabriele li possa proteggere. Difatti c'è l'immagine di San Gabriele che tiene la mano su questo mondo, sul mappamondo. E poi abbiamo i vari miracoli che si raccontano, che sono avvenuti nelle varie testimonianze. Dai, primo miracolo che troviamo qui, che viene raccontato, che è stato riconosciuto come tale, che è stata data la cinta di San Gabriele a questa Anna Maria Mazzarello di Isola, che stava morendo, e è stata messa ai fianchi la cinta di San Gabriele, e grazie alla preghiera, al trito di preghiera fatta, è stata guarita. Poi qua a sinistra troviamo gli emigranti
immigrati nelle miniere, poi troviamo gli immigrati che partono, che vanno all'estero, che portano con sé il cuore, la devozione verso San Gabriele, in basso troviamo la figura degli alpini che con loro portano la devozione di San Gabriele soprattutto in questa scalata della loro vita, della loro esperienza, e qua a sinistra troviamo l'immagine del dolore, della sofferenza, di quante persone vengono qui e chiedono aiuto e sostegno a questo nostro giovane santo. E questo è l'invito che oggi voglio rivolgere a ciascuno di voi, che è quello di venire in questo santuario per sperimentare l'amore e la gioia che questo giovane santo può darci, può donarci nella nostra vita, può sostenerci in questo nostro camminare, in questo nostro stare ai suoi piedi, nell'affidare il nostro cuore, la nostra vita. Portiamolo sempre con noi, ovunque dove andiamo, e vedrete che non ci troveremo male, anzi troveremo in lui quel porto sicuro, quella sicura certezza di trovare l'esperienza della gioia e dell'amore. Che San Gabriele davvero metta la sua mano su tutti noi, come vediamo lì in quell'immagine ritratta sul portale, e ci sostenga in questo nostro camminare. Ciao a tutti, alla prossima volta.